Intervenire ora sull'IVA sarebbe surreale perché per produrre un effetto significativo in termini macroeconomici bisognerebbe spendere decine e decine e decine di miliardi. Abbiamo invece la priorità di sostenere i redditi di chi non ha nulla, di chi è molto preoccupato per quando finirà la cassa integrazione, per sostenere le famiglie, per sostenere gli affitti di chi non può più pagarli, per sostenere con contributi a fondo perduto le piccole imprese, i comuni che sono in prima linea e hanno avuto un crollo delle entrate. Ecco, queste sono le priorità. Parlare oggi dell'IVA vuol dire non avere consapevolezza della drammaticità di chi non ha nulla. Chi non ha nulla, se gli diminuisci di qualche centesimo il costo di qualunque cosa, non può fare comunque niente. Ma guardi, in questo momento, a mio avviso, prima di decidere che cosa fare, bisognerebbe avere chiara la situazione del paese. C'è un crollo di domanda interna, ci sono milioni di famiglie senza reddito, quindi chi vuole sostenere le imprese deve innanzitutto sostenere le famiglie, in modo che le famiglie consumino, altrimenti non succede nulla. Consiglierei a tutti di mettersi d'accordo innanzitutto sull'analisi della situazione e concentrare le risorse sulle priorità che ho detto prima, sostegno ai redditi, e sostegno ai comuni, contributi a fondo perduto alle microimprese che stanno morendo.